Allora, Enrico Ricciardi è un grande fotografo, una grande modella, diciamo, quindi un'opera che veramente insomma, è più, molto artistica e ha poco dei calendari, possiamo chiamarlo, definirlo un film in calendario? Sì, effettivamente mi piace questa definizione perché, come ho detto in conferenza stampa, il calendario ormai viene sempre più associato a una raccolta di immagini, di modelle poco vestite, utili per allietare le persone nei momenti tristi. E al di là di questa battuta, io invece cerco da anni, oltre che impegnandomi nel sociale con dei calendari benefici che realizzo dal 2000 con personaggi nel mondo dello spettacolo, cerco anche di coniugare quando posso la mia passione per il cinema e con una modella barra attrice d'eccezione come Vera Atiuskina siamo riusciti a realizzare questo Hollywoodland partendo dal mio input che ho suggerito di calarla nei panni delle mitiche attrici della Golden Age hollywoodiana a partire da Marlene Dietrich a Greta Garbo, facendole appunto interpretare in alcuni casi delle scene di alcuni film famosissimi o comunque ricavandone una sorta di film in 13 scatti che trasportasse lo spettatore in questo magico mondo del bianco e nero o di un certo colore però evocativo. Diciamo, quindi hai scavato la veste diciamo, artistica, quindi l'attrice di Vera, più che quella della bellezza che è evidente, che è spesso è un elemento diciamo, abbastanza comune ed evidente comunque, però insomma questa parte. Quale elemento ecco, dell'attrice ti ha colpito di più? Il fatto che lei abbia studiato in base agli input che le ho dato su certi titoli di film e anche sulle biografie delle attrici in questione, si è riuscita proprio a recitare nel fotogramma sapendo catturare l'anima di quella che io volevo che lei interpretasse. Mi ha sorpreso perché ci è riuscita soprattutto confrontandosi con due mostri sacri, perché un conto è senza mancare di rispetto prendere come punti di riferimento attori o attrici qualunque fra virgolette. Qui stiamo parlando di due donne che hanno combattuto per avere lo scettro della miglior attrice di tutti i tempi in quel famoso periodo di cui parlavo prima. E devo dire che molto è stato anche appunto merito della maniacale dedizione di Vera nel cercare di seguire quello che io volevo che lei trasmettesse. Poi ambientazioni, styling, ha fatto il resto e spero che il risultato abbia colto nel segno. Sicuramente un'operazione riuscita, noi ti facciamo i complimenti. Grazie. E auguri, hai dei progetti prossimi? Diciamo. Sì, ne ho un altro in effetti che con la stessa filosofia con cui abbiamo iniziato l'intervista, un calendario chiamato Lake Silence che è diventato invece un libro che porterò a Miami l'8 dicembre durante l'Art Basel. Come sapete è una delle manifestazioni più importanti al mondo, ho avuto la fortuna di essere stato invitato a un mega evento dove verranno esposti questi lavori, Miami che sta diventando la mia seconda città dopo Milano e dove stiamo progettando di portare anche il prossimo anno il calendario Hollywoodland. Bene, in bocca al lupo. Crepi, arrivederci.